Sei bellissime moto Yamaha Tenere 700 sono state consegnate alla Polizia Locale di Pescara presso Faieta Motor, concessionario ufficiale Yamaha. Si tratta di moto performanti, maneggevoli, accessoriate appositamente per le forze dell'ordine, che consentono un miglior controllo del territorio, garantendo anche interventi più rapidi ed efficaci. Gabriele Faieta, titolare amministratore di Faieta Motors. Una grande realtà oggi, un momento importante. Sì, buongiorno. È un momento importante perché noi, diciamo, dopo 26 anni di attività, adesso facciamo 27, siamo distributori Yamaha, quindi siamo concessionario ufficiale Yamaha, con questo marchio importante. Abbiamo comunque una parte dell'Abruzzo, una parte delle Marche, siamo anche sul Lazio, dove comunque abbiamo due bei negozi molto importanti, anche che il mercato di Roma è un mercato molto importante, è uno dei mercati più importanti d'Europa, quindi siamo molto molto felici di rappresentare questo marchio. E al di là di questa consegna di oggi, che è importante, al Comune di Pescara, dove noi ci teniamo, perché io sono di Pescara, per me quindi è anche una grande soddisfazione avere la possibilità, con l'onore, di consegnare queste moto, perché comunque sono moto belle, quindi affidabili, quindi anche vedere queste moto che vanno in giro per la città ci fa solo piacere, ecco. Quindi, diciamo, al di là di queste moto, la Yamaha, infatti è stato fatto un catalogo molto importante di tutta la gamma, perché Yamaha comunque è molto presente sulle forze d'ordine, quindi diciamo noi, al di là delle polizie municipale, carabinieri, polizia, e noi già in passato abbiamo fatto anche tante forniture alle moto d'acqua, perché noi, ecco, per chi non ci conosce, noi vendiamo anche in Audi, quindi abbiamo un po' tutto il mondo completo di Yamaha, quindi siamo comunque completi anche con i motori nautici, e quindi abbiamo fatto delle consegne, delle moto d'acqua, abbiamo vinto anche un bando al Ministero con la Polizia tunisina, 30 moto d'acqua, e circa 5-6 anni fa abbiamo fatto anche una fornitura di 80 moto d'acqua a tutte le questure d'Italia, e quest'anno ne rifacciamo altre 80 moto d'acqua alle questure d'Italia, quindi verranno tutte distribuite in tutta l'Italia, quindi siamo veramente molto molto felice, perché comunque, essendo comunque una realtà molto importante, noi siamo i primi in Italia come concessionario, quindi Yamaha ci dà questa possibilità di, diciamo, di farci conoscere non solo sul mercato abruzzese, ma anche tutto a livello nazionale, ecco. Ma parliamo un po' più in generale dell'azienda, di questa realtà che è qui su Pescara da oltre 25 anni. Sì, allora noi siamo veramente più di 25-26 anni, siamo partiti io e mia moglie con un ragazzo, quindi siamo veramente, eravamo giovani, quindi siamo, alla fine io facevo il venditore, quindi sono partito comunque da zero, e devo dire oggi siamo comunque, contiamo 5 negozi con le moto e uno con la nauta, quindi abbiamo 6 punti vendita, ho più di 60 dipendenti, quindi sono veramente, anzi devo dire molto grazie a tutti i miei collaboratori che in questi anni mi hanno permesso di crescere. Noi ci siamo molto focalizzati sul discorso di avere un brand importante, perché noi prima eravamo un po' plurimarca, quindi vendiamo un po' di tutto. Abbiamo noi fatto questa scelta perché abbiamo visto che la Yamaha è uno dei produttori più importanti, quindi sono un colosso giapponese dove in realtà sono veramente affidabili le moto, quindi ci siamo concentrati su questo marchio, e questo è stato il grande successo in questi anni, perché comunque anche il mercato comunque ha avuto alti e bassi, ci sono stati momenti in cui il mercato ha fatto di meno, oggi per fortuna il mercato sta andando benissimo. Il grosso lavoro che stiamo facendo è sulla capitale, quindi l'obiettivo anche nostro è quello di avere dei piccoli punti vendita un po' presenti in tutte le città, quindi questo è un progetto che stiamo portando avanti un po' da diversi anni, infatti anche questo è stato un successo nella mia azienda, di essere un po', di legarmi con un marchio solo e di rappresentare questo marchio importante, quindi diciamo fare in un modo a 360 gradi per poter dare tutti i servizi ed essere vicino ai clienti, perché comunque avere un negozio a Pescara, avere un negozio a Giulianova, averlo a San Benedetto, quindi siamo molto vicini, quindi anche perché chi acquista la moto ha bisogno poi di servizi, di poste vendita, quindi se sei vicino al cliente questo ti premia. Quindi diciamo il progetto futuro, noi, l'intenzione nostra è quella proprio di essere presente un po' in tutti i comuni, diciamo facendo anche delle piccole strutture, perché tanto oggi è cambiato un po' il mondo, non è più come una volta che devi avere tutta la gamma, quindi l'importante oggi è il cliente che arriva è ben informato, quindi oggi con la tecnologia che c'è siamo comunque tutti quanti informati, quando uno vuole comprare una cosa già lo compra, già viene, quindi sceglie il prodotto, ecco, quindi. Ed ora torniamo alla consegna delle moto di questa mattina, e dobbiamo dire che c'è anche poi l'assistenza. L'assistenza è importante, perché nel parco vecchio che c'era, che avevano la polizia, avevano problemi sull'assistenza, perché comunque
non si può, ad esempio, se io faccio la vendita delle moto, non posso fare assistenza anche delle auto, comunque, o viceversa. Quindi noi siamo specializzati nelle due ruote, quindi chiaramente se lei mi porta la moto, io so esattamente cosa fare su questa moto. E quindi oggi le assistenze che ci sono comunque, o si va in un concessionario ufficiale, o si va, diciamo, non si può andare in un'officina generica, perché poi uno non si conosce la tecnologia, anche perché le moto nuove sono comunque tutta elettronica, quindi non è più come una volta che si poteva andare in questa officina, quindi sta un po' cambiando le officine. Infatti bisogna andare, ecco, tornando al discorso, alla domanda che mi faceva, bisogna andare nella concessione ufficiale, presente sul posto per dare questi servizi, anche perché quando si vendono le moto alle forze d'ordine la cosa più importante è la velocità, cioè loro non possono aspettare comunque, e quindi il mezzo serve per poter comunque fare tutti i controlli, ecco. Quindi Fayette Motors cresce, sempre più presente nel territorio, sempre più specializzata anche nell'assistenza, ma alla base c'è la sua passione per le due ruote. Sì, la mia passione, io vivo qui, per me è importante questo lavoro, perché comunque l'ho fatto, cioè sono nato con questo da ragazzino. Ti è avvicinato a questo mondo perché amava le moto? Amo le moto, sono appassionato, mi piace questo lavoro, e adesso la passione mi sta andando ancora oltre, perché col fatto della nautica ho scoperto un mondo nuovo, dove chiaramente Pescara abbiamo una città bellissima di mare, comunque che ce la invidiano tutti, e soprattutto il fiume Pescara. Non so se chi non conosce il fiume Pescara, è veramente una cosa bellissima. Sempre di essere in oasi, se uno si fa un'escursione con la barca è bellissimo. E noi stiamo facendo una cosa molto bella, riqualificando una struttura nuova sul fiume Pescara, vicino al ponte Flaiano, dove era una struttura abbandonata da più di 50 anni, ed è una cosa che veramente in quella zona nei prossimi anni si riqualificherà tantissimo, perché comunque è l'ingresso della città. Quindi anche la nautica, per chi arriva a Pescara, vuole fare noleggio, vuole fare escursioni, poi noi, ecco, abbiamo anche il settore delle bike, quindi noi possiamo noleggiare e dare un po' a 360 gradi, dalla nautica alle bici, alle moto, quindi è anche una cosa per i turisti, perché comunque Pescara sempre di più sta crescendo col turismo, quindi questo è una cosa positiva. Ecco. Fayette Motors, possiamo dire terra, fiume, mare. Eh sì, facciamo di tutto, sì. Sindaco di Pescara Carlo Masci, da oggi la Polizia Municipale ha anche queste bellissime moto a disposizione. Sì, in questi anni noi abbiamo investito molto sulla Polizia Locale, perché la sicurezza è fondamentale in ogni città e in particolare per Pescara, che è un punto di attrazione incredibile, un punto di aggregazione unico in tutto l'Abruzzo e forse anche nel centro Italia, quindi è importante investire sugli uomini, investire sulle strutture e investire anche sulla dotazione di mezzi all'avanguardia. E oggi noi, acquistando questi 5 mezzi, queste 5 motociclette Yamaha, che sono versatili e utili a un territorio come il nostro che ha molte particolarità, sicuramente ci collochiamo in una fascia più alta rispetto al parametro della sicurezza in generale, che è la sicurezza viaria, la sicurezza delle persone, la sicurezza in generale della città. Quindi sono molto contento, perché continuiamo a investire le risorse che sono di questo territorio in necessità del territorio. Abbiamo una nuova sede per la Polizia Locale che abbiamo inaugurato negli anni scorsi, abbiamo tanti mezzi in dotazione oggi alla Polizia Locale, abbiamo anche personale adeguato che continuiamo a far crescere, perché stiamo programmando anche altre assunzioni. Noi cresciamo, la città cresce, la città si posiziona in una fascia alta tra le città europee all'avanguardia, e anche su questo, sul tema sicurezza, dobbiamo essere fra i primi, e lo siamo, perché lo dimostriamo ogni volta. Oggi queste 6 moto sono moto di grandissima qualità, di grande livello, che permetteranno alla nostra Polizia Locale di avere un di più rispetto al passato per contrastare l'illegalità, per controllare il territorio, per fare sicurezza urbana legata alla mobilità, tante funzioni che eserciteranno meglio rispetto al passato. Ma conosciamo meglio queste moto che saranno consegnate alla Polizia Municipale di Pescara. Floriano Di Muzio è il responsabile commerciale di Fayette Motors. Sì, buongiorno a tutti. Oggi per noi è una giornata importante, perché appunto andremo a consegnare alla Polizia Locale di Pescara queste 6 bellissime Yamaha Tenere 700,
che rappresentano uno dei modelli della gamma Yamaha per quanto riguarda le moto specifiche allestite per le forze dell'ordine. Sono moto molto apprezzate e sicuramente saranno molto utili agli agenti di polizia, perché hanno delle caratteristiche che permettono appunto di essere utilizzate su tutti i fondi stradali. Credo che sia una delle caratteristiche principali, perché essendo una moto intanto molto maneggevole, appunto si tratta di una Tenere 700 che ha la caratteristica di essere una moto bicilindrica con un motore sempre pronto, ruota 21, che permette appunto un utilizzo trasversale, e quindi gli agenti di polizia che magari devono pattugliare tutta la nostra bella città spesso si possono trovare ad avere problemi di buche o a salire su un marciapiede per qualsiasi evenienza, e questa è una moto che appunto permette una guida su tutti i tracciati. Dicevamo, è una moto derivata dalla moto di serie, Tenere 700 appunto, ma con un allestimento specifico per le forze dell'ordine. Nello specifico, magari come possiamo vedere, a parte la livrea specifica con le colorazioni richieste per le forze dell'ordine, la moto è equipaggiata con tutto ciò che necessita le forze dell'ordine, per cui parliamo delle sirene sia anteriori che anteriori appunto, abbiamo i LED lampeggianti davanti e dietro. Poi abbiamo un equipaggiamento con le borse laterali in alluminio all'interno delle quali si possono alloggiare tutto, diciamo, l'occorrente per le forze dell'ordine. Ci sono i paramotori laterali che in caso di accidentali cadute possono comunque proteggere, e molto comunque di sicurezza con ABS, quindi diciamo che gli agenti di polizia con questa moto possono muoversi liberamente su tutta la città. Danilo Palestini, comandante della Polizia Municipale di Pescara, ha appena ricevuto le chiavi di queste moto. Cosa significa per voi avere in dotazione queste moto? Buongiorno. Le moto rappresentano nell'immaginario collettivo, sono un attimo il sinonimo della polizia stradale o comunque della polizia in genere, no? Qualcuno chiamerebbe in causa e scomoderebbe i falchi che hanno fatto parte anche di tanta filmografia e letteratura, ma al di là adesso di questa rievocazione, la moto è uno strumento estremamente maneggevole, performante, è uno strumento che permette il primo intervento in termini di velocità e quindi di diminuzione dello spazio temporale, aumentando la capacità di performance soprattutto in una città come quella di Pescara, dove vi è una densità così alta di presenze, dove vi è una necessità di interventi sia per la circolazione ma anche per altre situazioni che in qualche modo afferiscono a quelli che sono e quello che sono le competenze della polizia stradale in genere, ma della polizia di sicurezza, quindi per il controllo del territorio, che non fanno altro che rendere coerente la scelta della implementazione del parco moto della polizia locale di Pescara con altri mezzi come quelli che stamattina andiamo ad acquisire. Sono particolarmente, diciamo, soddisfatto della scelta che i miei ragazzi, a cominciare dal colonnello Costantini, ma con tutto lo staff che poi ha proceduto all'analisi del mercato e quindi alla scelta dello strumento tecnico che poi ha portato a questa consegna con i mezzi della Yamaha, perché, diciamo, in primis perché sembrerebbe che è uno dei numeri zero della polizia locale in genere, la polizia stradale, come mezzo scelto per attuare questa vigilanza sul territorio, sulle strade, per ogni tipo di intervento. E poi perché, al di là di tutto, volendo un attimo richiamare il concetto della visibilità e della presenza, la moto, proprio per quella possibilità di spostarsi da un punto all'altro con estrema velocità, consente di ottenere un altro risultato, e cioè aumentare la visibilità sul territorio e soddisfare quella che viene chiamata la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. La cerimonia di consegna delle moto è stata anche occasione per visitare la sede di Pescara di Faieta Motor, che rappresenta un punto di riferimento per tutti i motociclisti d'Abruzzo. All'interno della concessionaria è presente uno showroom con l'esposizione di tutta la gamma di moto e scooter Yamaha. Si trova un'ampia scelta di abbigliamento tecnico per il tempo libero, accessori, caschi e giacche da moto, e non manca un'area riservata all'usato, garantito ovviamente.
Mario Mucedola, responsabile di tutto il reparto usato. Passione per le moto che cresce, moto performanti, moto sicure, ma anche tanto usato. Sì, noi abbiamo un parco usato di circa 400 veicoli distribuiti nelle nostre 5 sedi. Lavoriamo molto con il settore usato perché selezioniamo tantissimo il nostro prodotto. Cerchiamo così di accontentare una larga schiera di clientela che prediligono altri marchi piuttosto che Yamaha, però da noi trovano dei veicoli che sono assolutamente controllati e selezionati.